Let's fly now! Let's fly now! Bene, andiamo a sfidare il Super 4 Drake e Josh. Bello. Quello dovrebbe essere un drago, a me da lontano sembrava più un lupo. Io non ci passo lì. No, non ci passo lì. Sì, ho capito che però io l'ho lamentato del freddo, ma non ci passo lì, non ci tengo a morire bruciata. Nope. Dai. Io ho finito, basta. Non affronto più la Lega. Fatemi uscire. Bastardi. Va bene, ero arrivato più o meno qui, quindi camminiamo piano, anzi. La camminata. Non mi fa fare la camminata. Non mi fa fare la camminata stealth. Bastardo. Eccolo, Drake. Che non, poi non ho mai capito perché Drake assomiglia più a un capitano di una nave. Più a me sembra più un capitano di una nave pirata abbandonata. Vabbè. Quindi devo dargli una voce tipo arr. Non so fare la voce da pirata. Sono Drake dei Super 4 di tipo drago. E ultimo dei Super 4. Nel loro habitat naturale i Pokémon selvatici vivono secondo il loro capriccio. A volte causano problemi, a volte ci aiutano. Sai una cosa che ci vuole per lottare fianco a fianco con i Pokémon? Se non lo sai non potrai mai battermi! Bello, non ti sei risparmiato parole, subito a dirmi se tu non è questo non potrai mai battermi. In verità per batterlo basterebbe un Pokémon tipo folletto, qualunque. Infatti mi pento di non aver portato... Ecco, Altaria, potevate dargli la Mega a tutti, no? Allora, vediamo qual è il gran voce più potente, va bene? Beccati sto gran voce. Penso che il tuo sia più potente. Ho giusto questa piccola impressione, sai? Facciamo così. Dato che... Oh mio Dio, mi sono rimaste 3 iperpozioni. Anzi, 2 con questa. Cioè, avendo utilizzato questa mi sono rimaste 2. Drago Pulsar! Un altro lo resisto adesso. Bene. Vai con... Gran voce. Voglio fargli sprecare la sua ricarica totale su altri Pokémon, così quando arriva Salamence non ho problemi. Che poi mi sono accorto adesso, sono più veloci di Altaria. Oh mio Dio. Allora, Flygon. Vanno bene anche mosse tipo acqua, quindi vai Zuzu e spamma la tua cascata. La tosse sta tornando. È gelosa perché adesso me lo sto solo soletto con il raffreddore. Onda boato! Da quando Flygon impara onda boato? Brutto colpo con onda boato, oh mio Dio. Immaginatevi Explode che fa brutto colpo con onda boato. Volevo mandare il mio di Flygon, però... Proprio mi ha fatto un colpo critico, quindi lo resisto in teoria. Mamma mia. Prima dell'arrivo dei folletti, i Pokémon tipo Drago erano davvero... Non voglio subire diminuzioni di statistiche difensive, sai? Guardalo, che spamma onda boato peggio di quando spammo l'etere con Ike. Perché chi non spamma Aether con Ike è una brutta persona, ragazzi. Adesso voi vi comprate tutti a comprarvi Super Smash Bros. E proprio tutto ciò che fate è spammare Aether con Ike. Perché chi non spamma Aether con Ike non merita di stare su questo pianeta. Zuzu, lo sai che un brutto colpo lo puoi fare, vero? Dimmi che non mi diminuisci la difesa speciale. Va bene, la difesa fisica.
Oh mio Dio, non dirmi che adesso non mi fai lo spruzzo facendomi terremoto oppure tra artigli. Ti prego no. Non finché continuo. Vabbè, almeno le sta sprecando su Flegon e non su Salamence. Però su Salamence ho Magibrellio e scarica, quindi non ho molti problemi. Mi hai già fatto sprecare 5! Cioè, 5! Anzi. Avevo paura che mi facevo un altro critico. Muori! Allora, dato che lui non è tanto stupido, io mi ricarico. Perché lo farà anche lui, oppure mi attaccherà con onda boato. Oppure se è stupido usa Screnio. Appunto non è stupido. Chissà che moveset ha questo Flygon. Io ti attacco con spaccaroccia. Giuro che se non lo mando KO mi arrabbio. Ti prego, Zuzu, dimostra che spaccaroccia è il nuovo meta. Che poi spaccaroccia è una buona mossa, cioè in competitivo se riesci a usare spaccaroccia è una buona cosa, se hai anche fortuna, perché diminuisci di uno stadio la difesa del nemico e quindi puoi, tipo, diminuisci di uno e poi puoi usare un'altra mossa che magari è un po' più potente. Oppure continua a spammare spaccaroccia che diventa sempre più potente perché diminuisce la difesa. Comunque, un altro Flygon. No. Qua sono costretto a mandare Absol allora, sperare in un critico di notte sferza. L'ho detto, dovevo, lo sapevo che dovevo cercarmi un cavolo di Absol con carineria. Chiedo scusa se rovinerò l'atmosfera magari epica, per modo di dire, che ho creato, ma devo soffiarmi il naso. Quindi, detto che non ho voglia di fare tagli, vi soffrirete con me. Bella cosa ascoltare le lacrime mentre si soffiano il naso. Proprio una bella cosa. Notte sferza, super suono. Io l'ho detto, devo mega evolvermi. Che poi se mi attacco da solo mi faccio un fracasso di danni io. Terremoto, e sì, muoio qua. Con soltanto 93 PS non ci sopravvivo, appunto. Cazzo. Spero che non abbia mosse tipo drago. Va bene, io ci provo ragazzi, io ci provo. Son più veloce! Son più veloce! E gli ho fatto un brutto colpo! Ho sopravvalutato Flygon, ho sottovalutato voglio dire. Allora qui, ovviamente, mando Lumina. Per colpirlo con scarica, aspetta. Apro, sentirete il mio mouse, ma apro un attimo sempre il wiki perché non mi ricordo se il tipo drago annulla il tipo, cioè nel senso resiste all'elettricità, quindi King Dragon, ci avete mai pensato che King Ra è l'unione tra King, Re e Dragon, che sarebbe Drago, anche se King Ra sembrerebbe più magari un Pokémon che dovrebbe essere il re dei mari, ma viene definito il re dei draghi, anche se non è il re dei draghi, perché non è un Pokémon leggendario. Va bene. Fuck it. Scarica, appunto. Lo scoprirò così. E non resisto. Come l'ho detto. Allora, mando Metagross, perché non ho ancora partecipato a questa lotta. Oh mio Dio, per un secondo ho pensato che tipo avessi usato robe come inseguimento. Potevo fare Invertivolt anche io. Mi hai mandato KO Absol, quindi faccio così. Utilizzo Lumina per poter fare una ricarica totale. Anzi, spreco una vita all'erba. Surf.
Se avessi assorbacqua, se soltanto avessi assorbacqua. Allora, dov'è? È su terapia di stato, allora. Vita l'erba, tanto ne ho 6 e tanto si possono comprare delle ricariche totali. Cioè dei rivitalizzanti max. Infatti, i rivitalizzanti max sono inutili in confronto a vita l'erba. Perché le vita l'erba le puoi comprare. I rivitalizzanti max no. Allora, ti attacco con Buzzy Brillio, dai. Vediamo se ti faccio di più. Ne dubito perché l'attacco speciale di coso fa schifo. Però fai più di scarica, quindi io continuo. Allora, adesso voglio il momento della verità, ragazzi. Lui manderà il suo Pokémon più forte. Ma me lo credo, sì, Salamence. E io allora sapete che faccio? Manderò il mio Pokémon tipo drago. Manderò Ascro. E dimostrerò che Astro è degno della mega evoluzione con il suo potente Drago Furia. Bene, abbiamo prepotenza di merda. Tu puoi farcela. Shit. Visto? Lui può farcela. Ha evitato il Drago Furia avversario e l'attacca con la sua potenza. E se non fosse per... Come cavolo si chiama? Per quella diminuzione di... Questo doppio miss non mi piace, perché appunto lui adesso mi becca. Ma Flygon è degno, perché se non fosse per potenza, e se non fosse per questo brutto colpo, l'avrebbe mandato KO, ragazzi. Sotto nei commenti, hashtag Flygon è degno. Punto. Dopo l'hashtag, come cavolo si chiama? Praise the Bull, voglio l'hashtag Flygon è degno. Ma cos'hai? È tipo la Choice Band? Che mi fai anche tutti sti danni? Mamma mia, sta roba... Anch'io però, idiota, ma non mandare Metagross che magari resiste un pelo di più e può fargli... e può tirargli un bel Meteor Pugno in faccia. Proprio così, preciso. Ah, Asgarrock, ovvio. Ma io lo resisto perché io sono un cazzo di Metagross. Non ho detto niente io. Non ho detto niente. Ah, di Pokémon tipo Drago. Oh mio Dio, i danni. Allora, è più veloce ovviamente, quindi vai con uno... Perfetto, e addio, muorici. Ecco, brutto colpo lo stesso. Questo è per vendicare Ascro. Ecco. Ventagliente. Cosa faceva Ventagliente? Ah, però devo ricaricarmi. Ventagliente mi piace come mossa, mi piace la sua animazione. Il problema è che deve caricare un turno. Quindi dovrei utilizzarla per forza con la Vigor Erba. Superbo, non c'è che dire. Devo complimentarmi con te. Sei stata brava ad arrivare fin qui. Sai certamente cosa vuol dire essere una grande allenatrice. Sì, un allenatore deve avere il cuore giusto. I Pokémon entrano in sintonia con il cuore del loro allenatore. Imparano a distinguere il bene dal male e così facendo diventano forti. Bene, adesso vai, il campione ti sta aspettando. Finalmente. Va bene, mio caro Rocco Siffredi, sto arrivando, aspetta che mi preparo. Allora. Mamma mia, la mia squadra è messa malissimo dopo quella lotta. Allora, una pozione massa da utilizzare su Zuzu perché Zuzu deve avere il meglio. Poi ho una radica energia che utilizzerò su As... No. Su Noise perché lui merita. E poi dopo... Oh, ma aspetta. Dov'era?
Etere Max lo do a Noise per il suo palla ombra. E poi dopo sono costretto a sprecare. Non il rivi. Non. Sono in fondo, vero? Allora devo fare così. Per categoria. Ah, una super pozione, what the fuck. La do ad Absol. Bene, 22 ricariche totali. Una su Metagross. Una su Astro. E una su Lumino. Allora, io non mi ricordo con chi inizia Rocco. Ve lo faccio in questa parte perché sì, quindi farò così. Metterò Absol come ultimo Pokémon perché voglio fare assolutamente la sfida a Mega Absol contro Mega Metagross. E poi dopo metterò così. Il primo entrare in campo sarà Lumina. Sarà Lumina. Quindi, noi ci vediamo con la lotta contro Rocco Siffredi.